Buongiorno! Buongiorno! Come andiamo? Come andiamo? Bene, bene. Abbiamo aperto un nuovo locale a Monte Sant'Angelo, l'Urban Caffè. Di questo tizio qua, senti, buonasera, a Monte siamo arrivati a 6.000 bar. Perché apre un bar a Monte Sant'Angelo? Perché ci voleva, no? Ci voleva, la collezione. Giusto, per arrivare giusto a 6.000. È giusto, è giusto. Però vicino al comune. E qui abbiamo detto tutto. Abbiamo detto più bar che candidati. Cioè, più bar che candidati, è vero, è vero, è vero. Bene, Antonio, un bocca al lupo, mi raccomando. Oggi Antonio ci ospita, andiamo, ricominciamo la nostra edicola! Hai detto questo sera prima, il piccolo bar originale. Il piccolo bar originale, sì, questo è il piccolo bar, bravo, il piccolo bar. Sì, buongiorno Emanuele! C'è un latitante. Emanuele Palena, buongiorno, come stai? È da un po' che non ci vediamo. Che è successo? Che è successo? Non può mai. Che è successo a papà? Niente. Tutto a posto? Sì. Mi ha fatto male la funivia. Domenico Mantuano, ciao Domenico, buongiorno. Abbiamo avuto problemi? Bene, Valentina, la nostra Valentina, buongiorno a tutti. Non parlate all'autista. Allora, noi dobbiamo spiegare perché siamo mancati tanto tempo. Perché siamo mancati? Siamo mancati tanto tempo. Non c'è la me. Una persona, non c'è più. Non è più con noi, diciamo. Ci dispiace. No, scherziamo. Elettorale. Ciao Matteo, in bocca al lupo, a tutti i candidati. Sono 60 i candidati consiglieri a Monte Sant'Angelo. Noi non ci vediamo da un po', vi dobbiamo aggiornare. Sono 4 candidati sindaco di Monte Sant'Angelo. Andrea Ciliberti per la lista, Andrea Ciliberti sindaco. Accendiamo la cucina. Antonio Di Asio per la lista l'acqua. Mondo nel cuore. L'acqua. Poi c'è Giuseppe Totaro. Sala. Lista è la nostra città. È un giambone. E poi c'è Niki Sansone, il quarto candidato. Niki Sansone per la lista L'Alba. In bocca al lupo a tutti i candidati. Vi ricordiamo che a noi. Bocca al lupo, andiamo a fare una presentazione. Salutiamo Don Gaetano che ci è venuto a trovare. Ciao Don Gaetano. Però non ci ha trovato, Posto da campanese. Don Gaetano. Un sacristino. Un campanese. Tu che fai? Suono le campane. Oh, stavo dicendo? Bene, iniziamo questo la storia. Domani c'è la una poltrona per quattro, il diario Mondanaro. No. Noi stiamo continuando con la saga della cinematografica. Una poltrona per quattro, i quattro candidati incontrano la cittadinanza domani, domenica, alle 19. Tu mi ecco, porti i mattoni. E quello che uscirà sarà il sindaco. Quello ce lo abbattiamo. Quello ce lo abbattiamo. Un battito. Domenica alle... Ma qui c'è una battita. Smettila, che non sono abituato. Ho perso l'abitudine qua a tenere sta cosa in mano. Domenica, smettila! Va bene. Signorina, come sta lei? Bene. Questi sono scongi, Antonio, qua sono veramente bello. Quindi stavo dicendo. Te mangiate che è poco blindato, che ammazzo. Quando vieni tu, da bello, una che da lungo. Ma qui non c'è una porta. Guarda, una mia parolaccia. Dicevamo. Domenica, alle 19. Alle 19. Auditorium delle Clarisse, una poltrona per quattro. Vi aspettiamo. Dal diario Montanaro. Non si parla. Per l'uscita stiamo decidendo per l'uscita. Oh, possiamo iniziare la rassegna stampa. Allora, da dove partiamo? Io non so. Allora, che cosa è successo in tutto questo periodo che siamo mancati? Diciamo, la Lega ladrona, a puzzi la Lega. E non c'è nessuno della Lega, per voi. Bene, la Lega ladrona è stata...
Renzo Bossi si comprava le macchine con i soldi della Lega, 130.000 euro per un diploma. Invece per la laurea Rosimauro, 60.000 euro a lei e 60.000 al ragazzo. Oh, 120.000 euro e si compra la laurea. Bene, oltre alla Lega è successo qualcos'altro? Per adesso no. Niente, di particolare al mondo è successo qualcosa? No, no, no. La tratta del mezzogiorno, la Spagna spaventa l'Italia. Scusate, anatema di Napolitano, evasori e speculatori indegni del nostro paese, benzina, rincaro alla protezione civile, cioè alla protezione civile c'è cioè il rincaro della benzina. No, rincaro se a noi. A noi per la protezione civile. Per la protezione civile. Non rombo, la Lega, riservatura. La Lega, aspettila, lascia un po' di rimborsi. La Lega, lascia bevete un po' di... l'alcol e poi c'è da affrontare. Vendola è stato indagato, ecco altra notizia, Vendola, sono un bel bersaglio. Il Miulli, soldi datici dal TAR. Le indagini sono due. L'inchiesta sulla sanità, la difesa di regione e ospedale. Sì, sono due indagini sul presidente della regione Puglia. Vendola. Nicchi. Ciao, non si può dire. Scusa, ci abbiamo anche scrivici una poesia per. Scrivici una poesia sull'ospedale, una poesia sulla sanità. Sulle accuse qua. Andiamo alla Gazzetta di Capitanata. Eccola qua. RC Auto e IMU, enti locali indecisi sugli aumenti. Preoccupa l'inasprimento fiscale. Cartiera in alto mare, la commessa per le elezioni politiche del 2013. Il caso a vuoto, il vertice sindacati azienda. La prossima settimana un tavolo romano. Davolo. A proposito, è successo un danno ambientale, diciamo, nel a Taranto, Taranto. No, c'è stato un nel mare, una dispersione tecnico. Sì. 800 metri quadri di mare sporco. Però hanno detto che riescono facilmente a recuperare. Molto, speriamo molto bene con le cannucce. Tanto ormai tra il naturalmente sta porta le cozze non cambia perché no, sempre... Ah, bravo, infatti le cozze, bravi. E noi siamo andati anche a Taranto a trovare le cozze con Pierluigi, vi ricordate? Sì, l'abbiamo trovata. La cozza latitante, era una cozza latitante. Ma a Taranto sono le cozze, invece a un altro paese qua vicino ci sono. Vai avanti! Le va dentro la gazzetta capitanata. Le pagine del Gargano. Allora, inchiesta dalla sanità, c'è anche un filone foggiano. Poi abbiamo i soldi, o vi uccido e brucio la casa, arrestato dalla Volante per tentata estorsione. Questo è Monti, no? No, ancora no. Siamo nel Subappennino, andiamo a Monti, Downey, Margherita Cerignola, eccoci qua, Manfredonia. Il mercato non va spostato. Il TAR dà ragione al comune, infondato il ricorso degli ambulanti. Manfredonia è stato spostato il mercato a martedì. E anche la zona è stata. Anche la zona, bravissimo. Manfredonia, vertenza, Imar Inside. Ora media il prefetto. Siamo nel contratto d'area. Casi spinosi, in ballo, livelli occupazionali nel contratto d'area. Qui c'è. Monte Sant'Angelo, amministrative, corsa 4 sul fil di lana. Diasio, PDL. PDL. Non possiamo buttare a mare quanto di buono fatto in 5 anni. Oggi la presentazione della sua squadra. Ah, oggi c'è la presentazione di Diasio. Sì. Oggi giocano? Oggi giocano. Sì. In casa, tra il disagio e la legalità, un incontro a San Nicandro Garganico. Quando un semplice click ti semplifica la vita, parte il servizio di informatizzazione, un portale per cittadino nel piano di zona. Manfredonia, l'iniziativa di grande respiro sociale comprende anche Monte Sant'Angelo, Mattinata e Zapponeta. Benissimo, Gandolfi, Udcap, ora getta la spugna. Io ho lasciato solo nella lettera di dimissioni, lancia accuse a De Leonardi. Possesso di droga e minacce, due arresti a San Marco e Cagnano, operazione dei carabinieri. Monte, i quattro candidati sindaci domani sera a confronto. Monte, una poltrona per quattro, il Diario Montanaro incontra i quattro candidati sindaco di Monte Sant'Angelo. Si terrà a Monte Sant'Angelo domenica 15 aprile presso l'auditorio delle Claris, ore 19. Questo sarebbe un approfondimento. L'incontro promosso dal Diario Montanaro, vi aspettiamo, mi raccomando. Portate i soldi. E la vegetazione. Tanta flora e tanta fauna. Pomodori, patate. Smettila! Facciamo un bel minestrone. Il mattino di fame. E quello che avanza. Dai, PDL, un consorzio per salvare Amica. La proposta concordata col sindacato da approvare in consiglio e inviare alla regione. Bufera Sanità, Foggiani nelle indagini Baresi, nel mirino anche Carella e Morlacco. Questa è la prima mano. Emiliano, attenzione, Emiliano sconfessa Schiavone e sottolinea l'inesistenza di vertici per il suo movimento. Il sindaco di Bari, Bacchetto, il dentista Foggiani.
non ho sedi provinciali. Vabbè, questa storia non finirà mai, mai, mai. L'attacco, attacco ne abbiamo due. Sotto attacco. Eppure il vento del goffo soffia ancora. Questa è una splendida canzone. Chi era? Non so. Pierangelo Berto. Il vento computer. Soffia ancora, spruzza l'acqua alle mani sulla prora. Spruzza l'acqua alle navi sulla prora. Vai. Le pagelle di Riccardi, bene, pettinari, male, bolici. Contratto d'aria. Vabbè. Il ritorno di Mucafer e la forza di Rotice e dei Big del Mattone. Il mattone. Il ballo del mattone. Ballo del mattone. Che facciamo? Il meglio, soprattutto in provincia, della settimana della cultura. Voi accattato siete villo. Persone male. Voi siete, persone male. Il quotidiano di Foggia, terremoto sanità, chiesti 40. Rinvii a giudizio. È la prima delle tre inchieste in cui è coinvolto il senatore tedesco. Addirittura. È la prima. Nasce la banca delle ore dove l'umanità sostituisce il denaro. Se voi volete l'euro, io ve lo posso dare. Basta che mi date il denaro. Mettiamole così in chiaro, sono d'accordo. Posso dare 10 euro, 15 euro. Questo cane dorme, 24 euro. No, 24 non esatto. 23. 23, dai, 23. Mi 100.000 euro. 100.000 euro. Si vendono ore a pacchetti in questa città. Andiamo avanti. Gazzetta dello Sport, Milan, Barbarossa, Allegri, Nero. La fila del presidente. Cioè questa signora con lo scatto di ginocchia, no, bravo, ha lesione alla ginocchia, ah, lesione, forse ginocchia, l'ha dato con la mano. Bene, oh, abbiamo terminato. Ah, non è la figlia di sì. No, smettila. Non è qui. No, è Barbara la figlia di sì. Ma che hanno schifo. Sì. Appato. La principessa su di sé. No, smettila. Allora, Rossi salta l'europeo. Rossi, ginocchio KO, addio europeo. Dramma Rossi, rottura del crociato. Lo stesso di 6 mesi fa, durante un allenamento. Prandelli, peccato, ma il futuro è suo. Lasciato la classifica, è vero. Attenzione alla classifica, forse era Juventus 68. Come potete vedere, questa squadra qui si è salvata. Il Catania. Allora, 3 punti. Salvata, va bene. Anche il Chievo è salvo. Da qui in giù, Senti, da qui in giù. Vabbè, un saluto da Napoli in giù. E vive il meridione, diciamo. A Napoli c'è la American Scots. È vero, questa è bellissima. Se guardavo anche c'è il rompipallone di Gene Gnocchi, vai. Zambarini conferma l'arrivo di Capello, lo voglio a tutti i costi, è l'unico che non ha ancora licenziato. È vero. Gene Gnocchi è troppo forte. Ah, domani c'è Monte Sant'Angelo Orsara. Per chiudere questo campionato. È vero, forse domani potrebbe vincere. Potrebbe vincere il campionato di seconda categoria. Domani, allora, tutti quanti al museo. No, al museo. Mo ci organizziamo, ci stiamo organizzando. Ah, le Clarisse, un mattone per le Clarisse e li chiudiamo lì. Possiamo anche scrivere il nome. Hanno fatto allo Juventus Stadium, mettevano i nomi sulle. Diciamo, voi spiegate tutti i programmi, intanto fanno dai tipo. Non è vero. Veniteci a trovare domani sera. Sì, veniteci a trovare, portate qualcosa. Portate una cosa di soldi. Sulla 50 scrivete, io voglio votare Tizio e noi poi glieli daremo. Tizio, insomma. Ha detto. Portate da 50 euro e scriveteci sopra il nome del personaggio che preferite. Abbiamo terminato. Ragazzi, è stato un piacere. Ci vediamo. Ci stiamo organizzando giorno per giorno. Dipende come ci alziamo la mattina. La protezione civile. Un saluto. Un saluto. Ciao Maria. Saluti i bambini. Ciao. Gazzetta in Africa.